Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute. E siamo tornati a trovare Renato Maggiolo nella sua cucina. Renato, questa volta che ricetta in mente? Splendida Laura, ogni volta che ritorni sei sempre più bella, che spettacolo che sei. Ma continuiamo a parlare di insalate, che si possono fare mille e una cosa con le insalate. Questa volta andiamo un po' più sul, non sul complicato, ma un po' più sul complesso e cominciamo a fare qualcosa che magari tu non sai, una zuppa di lattuga. Una zuppa di lattuga. Allora, la cosa è piuttosto semplice, più difficile a dirsi che a farsi. Allora, intanto, finché tu arrivavi, io ho preparato il brodo vegetale. Il brodo vegetale è fatto come al solito, quindi l'ho fatto con sedano, carota. Non ho messo la cipolla, ho messo del poro questa volta, perché il poro mi aiuta di più. Ho messo anche, oltre al bianco del poro, un po' di verde, delle foglioline del poro, era un poro novello, che mi aiuta e mi dà un po' più di aroma. E patate, ovviamente, che sono la base, perché con le patate poi andremo a dare la cremosità al nostro piatto. Adesso però dobbiamo tirar fuori le carote. Come mai? Perché le carote mi darebbero un colore un po' sull'acceso, sul rossiccio, sì. Mentre io voglio far predominare il verde. E allora tiriamo via le carote. Proprio per questo motivo non abbiamo tagliato a pezzetti piccoli, ma abbiamo lasciato piuttosto grossolane per poterle recuperare in maniera più spiccia. Adesso nella nostra pentola è rimasto il sedano, il porro e no, la lattuga la dobbiamo ancora tutta quanta mettere. E quindi andiamo a frullare con il nostro frullatore ad immersione. Adesso abbiamo frullato tutti i nostri vegetali, ovviamente anche le due patate, che gli hanno dato un po' di consistenza e cremosità. Abbiamo anche un po' di colore tendenzialmente verde, che è dovuto soprattutto al quel po' di poro con il verde e anche quel po' di sedano che ci abbiamo messo dentro. Ma adesso il verde l'andremo a fare giusto con le insalate. Queste le asciughiamo. E andremo a sminuzzarle, se vuoi sì. Puoi anche fare, sminuzzate molto personalmente, ma comunque in maniera tale che ce ne possano stare. E ricordiamo dentro, sempre con le mani. Sempre con le mani. Beh, in questo caso poi sai c'è il coltello che ci pensa quello del rotativo. Ma che vuoi. La cucina è l'arte del compromesso. Ci sono delle cose ideali da fare, ma poi si fa con quello che si ha. E quindi che vuoi, è meglio non tagliare, ma se vuoi fare un bel risotto di radicchio lo devi tagliare finemente. E lo stesso dicasi qua, se vogliamo frullare dell'insalata. Però vedi, in questo caso non andremo a disperdere nel tagliere i sali minerali rimarranno. Ci mettiamo un goccio d'olio, perché aiuta sempre il nostro olio, perché ci aiuta a frullare e anche perché nel brodo vegetale non abbiamo messo nessun altro tipo di grasso. Quindi olio extravergine d'oliva, meglio se DOP. E possibilmente DOP. Mettici il tappo. Ok, mettiamo il tappo. Sì, ma se lo metti in rovescio, Laura... Laura, mi sa che tu non sei, Renato, non sei mica una brava donna di cucina. No, devo dire la verità. Speriamo tu sia brava, speriamo tu sia brava in altri posti della casa, sì, che tu sia la cucina. Sono per imparare. Ah, boh. Ecco, agitiamo un po'. Sì. Qualche cosa non ce l'ho. Costa 8 euro in qualsiasi supermercato. Abbiamo frullato, tiriamo qualche pezzettino, come vedete abbiamo la lattuga che è frullata. Adesso ce la mettiamo su questa base che era già semi fredda. Ok,
mai poi, però adesso non riscaldare, perché se andiamo a riscaldare e a cuocere l'insalata, il verde diventa grigio. Oltretutto è un piatto estivo, quindi non c'è bisogno che sia molto caldo. C'è soltanto questo po' di insalata, magari diciamo in questo caso, ma dobbiamo far presto per le riprese, ma abbiamo messo un po' troppo brodo per l'insalata che abbiamo frullato, quindi o frulliamo più insalata o mettiamo meno brodo. Andiamo a mescolare molto bene. E come vedi è rimasto, quindi avremo la lattuga. Senti che c'è anche il profumo della lattuga? Adesso noi andremo a mettere, impiattiamo. Anche quell'altro. Facciamo il salto. A questo punto possiamo arricchire il nostro piatto in due modi, o con il classico tortellino e ci mettiamo un tortellino, possibilmente con ripieno di verdure. In questo caso, e ci sta bene, abbiamo un tortellino ripieno, che abbiamo proprio cotto velocemente, ripieno di carciofi. E che ho fatto io con le mie mani prima. Ok, quindi adagiamo il tortellino. Adagiamo il tortellino. Ma possiamo fare anche di più. Allora, in questo piatto io ho passato in padella per 4-5 minuti delle seppioline piccole, che sono già cotte, sono in questo modo, vedi, senza nessun condimento, senza niente, perché restano croccanti. E assieme all'insalata ci mettiamo le nostre seppioline. È una bella guarnizione, guarda, ma si è rovesciato, pazienza, allora che ne mettiamo un altro. È rovesciato anche questo. E allora un bel abbinamento di pesce e verdure. E avrai la morbidezza della verdura, il profumo della lattuga e la croccantezza delle seppie assieme al suo gusto. Bene, direi che potremmo assaggiarlo a questo punto. Sì, a questo punto credo che venga ben voglia di mangiare. Grazie. Adesso prepariamo la tavola e ce lo mangiamo. Esatto, alla prossima. Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute.